Roberto Forchielli, presidente di Mandarin Capital Partners. Ben trovato, buongiorno. Grazie, buongiorno. Forchielli, le chiedo subito un primo commento sui numeri che sono emersi da questo piano quinquennale. Dunque, un deficit PIL che sale al 3%, ancora un settore dei servizi che dovrebbe diventare sempre più importante e pesare di più sul prodotto interno lordo e ovviamente una crescita media per i prossimi 5 anni che scende al 6,5%. Ci aiuti a leggere tra le righe quali sono i valori secondo lei che ovviamente sono i più importanti per capire davvero in che direzione sta andando la Cina? No, il più importante è la crescita della massa monetaria che cresce al 13%, e questo preoccupa perché vuol dire che l'indebitamento continuerà ad aumentare. L'indebitamento essendo già ormai quasi 3 volte il PIL, tutti ci domandiamo se prima o poi scoppia o se la Cina fa una storia a sé. Quindi questo purtroppo è confermato, cioè hanno dato un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Da un lato dicono che manderanno a casa, faranno ristrutturazioni, fusioni e manderanno a casa milioni di persone, dall'altro però confermano che continueranno con una politica monetaria molto sciolta, molto espansiva, che non va benissimo, insomma, perché porta alla fuga di capitali, porta a questa bomba di indebitamento e nessuno sa quanto potrà durare, se durerà. La Cina è un caso così particolare nella storia del mondo economico. Forchielli, quali allora le conseguenze anche per gli altri paesi che vedono la Cina, per molti anche a livello europeo, uno dei primi partner commerciali? Pessime. Perché prevale l'incertezza, non hanno chiarito, e come io adesso le sembro incerto, vede? Cioè, non so neanche io, così lo pensano gli altri operatori come me, vanno avanti così, scoppiano, non ce la fanno e comunque non cambia niente di fondamentale, quindi il mercato è ingessato, hai capito? E poi questo, incertezza, è l'ultima cosa di cui il mondo ha bisogno adesso, è incertezza. Ecco, oltre all'incertezza, Forchielli, mi confermi lei, ci faccia capire ancora di più, perché sembra, almeno leggendo sostanzialmente quello che vuole fare la Cina entro la fine dell'anno, sia ottenere lo status di economia di mercato, accanto all'incertezza sembra esserci anche timore da parte di molti paesi in Europa. Ecco, secondo lei questo status di economia di mercato per la Cina è davvero il momento e ha il diritto per poterlo ottenere, e perché preoccupa tanto i paesi della zona euro, Italia in primis? No, non hanno diritto ad averlo. Preoccupa molto, però in particolare l'Italia, perché l'Italia è lasciata sola in questa battaglia. Noi andiamo a perdere. Perché però, andiamo a perdere? Facciamo capire ai nostri telespettatori, Forchielli. Andiamo a perdere perché abbiamo Francia contro, Inghilterra contro, Germania contro, abbiamo pochi alleati, tutti i paesi nordici contro, per cui siamo il paese con la più importante massa industriale dopo la Germania, però la nostra è una massa obsoleta, un po' di minor valore aggiunto rispetto alla Germania, e poi la Germania ha molti interessi in Cina, grandi investimenti, ha la bilancia in pareggio, ne facciamo meno 20 miliardi di euro. Insomma, non va bene, però qui c'è una miopia generale. Forchielli, ci aiuti anche a capire, economia di mercato, sostanzialmente, questo, se davvero tenesse questo status, che cosa significherebbe? Per questo comunque capiamo perché le preoccupazioni. Significa che la Cina può vendere sotto costo in Europa e noi praticamente non possiamo farci niente. Non abbiamo diritto a mettere gli antidumping e dovremmo tutte le volte fare una causa al WTO che non si risolve mai. Le faccio un esempio, questo è reale. Io vedo un'enorme sovracapacità nel settore auto in Cina. Se tra 5-10 anni cominciano ad arrivare automobili cinesi, 5.000 euro, con finanziamento a 30 anni al 0%, capito, è finita. Chiudiamo con il mercato dell'auto, ma questo non lo capiscono i tedeschi, i francesi ancora. Il problema non sono le piastrelle adesso, non è neanche l'acciaio, che distruggono quello che rimane. Nessuno riesce, tutti questi accordi, WTO, NAFTA, euro,
sono stati fatti con scarsa lungimiranza. La Germania e gli altri paesi, Forchiali, 15 anni. Gli altri paesi non lo vogliono capire o non lo capiscono? Ma guardi, l'Inghilterra, no, ma hanno interessi diversi. I francesi vendono l'Airbus, il nucleare, e hanno poche piccole imprese. I tedeschi vendono 3-4 milioni di macchine, avranno investito 10 miliardi di euro, hanno bilanci in pareggio, per cui se ne fregano. Gli inglesi non hanno industria e vogliono che Londra sia la piazza finanziaria del renminbi. A questo punto sono riusciti a creare dei punti di convergenza forti, diversi. Noi no. E allora lo status di economia di mercato riusciranno ad averlo oppure no? Secondo lei lo terranno? Guardi, se secondo me ce la fanno, tranne che gli americani sono molto contro. Quindi i nostri unici alleati sono gli americani ed è probabile che si arrivi a un compromesso. Ossia di faccia si dia economia di mercato, poi di fatto si tenga la facoltà dell'antidumping per altri 5 anni, che però non bastano. Si decide entro la fine dell'anno? Io prevedo una patta, ma grazie all'America, non grazie alla nostra capacità negoziale. Grazie per questo commento, Alberto Forchielli, presidente di Mandarin Capital Partners. Grazie Forchielli.